Si sono spenti i riflettori sulla 32esima edizione di Valdarno Cinema Fedic, una tra le più antiche rassegne italiane dedicate al cinema indipendente. Il premio Marzocco Marino Borgogni per la migliore opera in assoluto è andato all'esuo di Giuseppe Boccassini, giovane regista barese laureatosi in teoria del cinema al DAMS di Bologna. Il premio speciale della giuria per il miglior lungometraggio è andato ai Fantasmi di San Berillo di Edoardo Morabito. Il premio speciale della giuria per il miglior cortometraggio è stato attribuito ex aequo a Closed Box, scatola chiusa di Riccardo Salvetti e Gianfranco Boattini e a Corso Italia 96 di Alberto Tempi, mentre a vincere il premio Luciano Beccattini per un documentario di particolare rilevanza espressiva è stato Ring People di Alfredo Covelli. All'interno del palmarès premiate anche le interpretazioni di Andrea Simonetti per il film Alle corde, di cui è anche regista, e Cristina Puccinelli per il film Eppure io l'amavo della stessa Puccinelli. Gli altri due gigli fiorentini d'argento a disposizione della giuria sono andati a 140 La strage dimenticata di Manfredi Lucibello e a Emmaus di Claudia Marelli. Closed Box, scatola chiusa, si è aggiudicato il premio Fedic per il miglior film prodotto da un autore Fedic e anche la medaglia del Presidente della Repubblica assegnata dalla giuria giovani. Il premio Banca del Valdarno, all'opera che meglio evidenzi i valori della cooperazione e della solidarietà, è andato ex aequo alle Voci umane di Stefano Dei e Destination Dédier di Andrea Gadaleta Caldarola. Il premio Ampi è andato a Bimba col pugno chiuso di Todo Modo, Claudio Di Mambro, Luca Mandrile e Umberto Migliaccio. Al palmarès si aggiunge quest'anno un nuovo riconoscimento, il premio Franco Basaglia, che è andato ad ex aequo a Closed Box e Vicini dell'altro tipo di Daniele Bonarini. Ospite della serata l'attore Francesco Salvi, presente alla manifestazione con l'anteprima nazionale del film Stalker di Luca Tornatore.